Ciao a tutti e benvenuti a questa prima puntata del 2024 di Benessere e Bell'essere. E allora do il benvenuto al nostro amico Perry Falbo. Ciao Perry e grazie come sempre per essere qua. Ciao a tutti e buon anno a tutti per questo nuovo inizio. Ovviamente io mi aggrego a te a questi auguri ovviamente di buon anno. Allora, io direi di dare il benvenuto anche alla nostra ospite di oggi, che è Deborah Gorrieri. Ciao Deborah. Ciao, ciao, bentrovati tutti. Ciao. Ciao. Bentornata tra di noi, Grazie. Deborah, che l'altra volta abbiamo trattato un argomento, insomma, molto, molto particolare e a te molto caro. Invito i nostri amici ad andarsi a rivedere la puntata che era che l'avevamo dedicato al Cantico dei Cantici, quindi ti ringrazio ancora per questa bellissima, bellissima puntata. Oggi invece, Deborah, andiamo a parlare di un argomento che fa parte del tuo lavoro da parecchi anni, ovvero le costellazioni familiari. Quindi tu le hai approfondite tantissimo, fino ad arrivare a essere anche, se non erro, correggimi ovviamente se dico qualcosa di sbagliato, l'assistente di Attilio Piazza. Quindi direi che è un argomento che, oltre a far parte della tua quotidianità, conosci sicuramente molto bene. Allora, io ti lascio la parola. Innanzitutto, spieghiamo cosa sono queste costellazioni familiari, giusto insomma per dare questa informazione a chi ancora non le conosce. Allora, le costellazioni familiari sono una tecnica di ricerca, nell'ambito delle relazioni. Intanto chiariamo questo nome costellazioni familiari, perché ogni tanto qualcuno mi dice: ah, costellazioni familiari, quindi ha a che fare con l'astrologia? No, non c'entra niente con l'astrologia. Semplicemente il nome è stato preso dal fatto che una costellazione è l'insieme di stelle che sono in relazione fra loro, esattamente come un sistema familiare. Il sistema familiare è composto da individui, da componenti dello stesso gruppo che sono in relazione fra loro. Questa è la prima spiegazione del perché costellazioni familiari. Quindi costellazioni solo perché prende spunto dalle relazioni che le stelle hanno per comporre una costellazione, formare una costellazione. Ed è quello che succede a noi, perché noi in realtà si dice che, non è che si dice di fatto, questo è un fatto. Noi nasciamo in una famiglia e apparteniamo a quella famiglia per sempre. Questo vale anche per chi nasce biologicamente in una famiglia con genitori che spesso non conoscerà mai e che poi viene, come dire, cresciuto da una famiglia adottiva o da una famiglia di tutoraggio, diciamo così, dove a tutti gli effetti il ruolo genitoriale lo effettua qualcun altro, però biologicamente c'è un codice che ha un'appartenenza a un'altra catena. Questo metodo di indagine che è stato sperimentato e messo a punto da Bertellinger e poi ha visto tantissimi altri proseguire la sua strada. La mia fortuna è stata quella di incontrare questa tecnica tantissimi anni fa, oltre 20 anni fa. E poi chiaramente io me ne sono innamorata subito perché ci ho visto proprio una bellezza, una potenza di portare soluzioni anche in modo molto lucido e molto semplice. A volte le costellazioni familiari veramente accorciano il percorso, nel senso riescono a farti fare dei passi veloci in pochissimo tempo. Adesso non è che dobbiamo mettere lì come se fosse un miracolo, no, chiaramente è sempre una questione di lavoro, di consapevolezza, di presenza, però effettivamente vedo che certi movimenti si possono accelerare tantissimo. La mia fortuna poi a un certo punto è stata quella di andare a lavorare per Attilio Piazza, che è stato uno dei più grandissimi formatori in Italia nell'ambito delle costellazioni familiari, quindi nel mio tempo che io ho passato con lui prima che lui lasciasse il corpo. Ho avuto la possibilità di organizzare tantissime formazioni di costellazioni familiari e questo mi ha dato modo di vedere tanti casi anche molto particolari e, come dire, l'osservazione di tante dinamiche,
Chiaramente mi ha fatto crescere molto su questo lavoro, ma il bello delle costellazioni è che tantissimo del lavoro lo prende chi osserva. Ora, come funziona una costellazione? Perché detto così, è un metodo di indagine generazionale quantico, lo potremmo definire così se vogliamo proprio dargli un nome. Perché? Perché molto si basa su questo campo morfogenetico, che è un campo di informazioni che rimane sempre attivo, cioè all'interno di un sistema familiare si compiono movimenti, si compiono azioni, succedono, lo scorrere della vita lascia delle informazioni e queste informazioni rimangono intatte in questo campo. Motivo per cui quando si mette in scena, e poi capiremo cosa vuol dire mettere in scena, una costellazione familiare, e le persone che fungono da rappresentanti assumono atteggiamenti, vengono a galla informazioni anche di generazioni passate di cui non si sapeva nulla. E nella mia esperienza con Attilio abbiamo proprio visto tantissime cose, persone hanno scoperto di avere parti di famiglia, di fratelli che erano nati fuori dal matrimonio e di cui non sapevano assolutamente niente, quindi sono stati scoperti, chiamiamoli così, degli altarini anche positivi, perché in realtà poi queste persone hanno avuto dei ricongiungimenti bellissimi che hanno portato tantissimo nutrimento nella loro vita. Una delle regole fondamentali delle costellazioni familiari è che il sistema vuole un ordine, vuole ordine, e quindi farà di tutto per mantenere questo ordine. E la costellazione si svolge normalmente in gruppo, poi chiaramente la tecnica è andata avanti tantissimo nella sua sperimentazione all'origine. All'origine le costellazioni erano rappresentazioni anche molto lunghe, molto parlate, adesso sono molto più veloci, molto più silenti, e poi chiaramente la tecnica si è evoluta fino ad arrivare a farle anche individualmente con il supporto di pupazzini o comunque insomma usando delle altre tecniche, degli altri metodi, anche se rimane la radice del funzionamento, che è questo campo quantico di informazioni che tu, Serena, conosci benissimo, perché tu potresti parlarne tantissimo di questo campo, e parliamo sempre di quel campo, è sempre quello il campo, in questo caso è un campo relativo alla famiglia, ai componenti della famiglia, che si mantiene di generazione in generazione. Bert Hellinger, che è proprio l'ideatore di questa tecnica, ha osservato anche degli schemi, ha osservato dei gruppi, delle famiglie, dei gruppi di appartenenza, e ha visto che ci sono proprio degli ordini che lui ha chiamato ordini dell'amore. Cioè lui ha detto che cosa? Che l'energia la dovremmo pensare come dalla cima della montagna, deve, come un fiume che deve scendere a valle. E quindi è come se ci fosse, è un flusso di energia che dai grandi deve andare verso i piccoli. Spesso però che cosa succede? Che le persone perdono il loro posto. Non è una cosa che succede coscientemente. A volte ci sono state delle perdite, ci sono stati degli avvenimenti particolari all'interno dei sistemi che hanno sovvertito lo schema. E siccome ci vuole un certo ordine e lo schema vuole un ordine, qualcuno magari è andato a prendere il posto di qualcun altro, o qualcuno non vive al suo posto perché sta cercando di compensare delle mancanze all'interno del sistema. Ecco, la rappresentazione che avviene attraverso l'utilizzo di altre persone che notoriamente non sanno niente, perché un gruppo si mette insieme perché viene, ognuno viene a portare un proprio tema, le persone normalmente appartenenti a quel gruppo di quel giorno non si conoscono nemmeno, non sanno niente l'uno degli altri, e quindi la cosa bella che succede è che tu, per mettere in scena la tua costellazione familiare, scegli fra i rappresentanti chi fa il papà, la mamma piuttosto che il fratello, e si vede proprio che questi corpi assumono delle posizioni che rivelano qualcosa, che il campo è pronto a portare a galla per far sì che ci sia soluzione. Quindi le costellazioni familiari cercano di favorire in tutto e per tutto l'armonia all'interno del sistema. A volte si risolvono cose che sono lì da tanto tempo, dei nodi, e spesso per chi mette in scena la propria costellazione inizialmente anche fuori dalla costellazione stessa, guarda proprio i rappresentanti anche
si mette anche chi rappresenta se stesso, e quindi è proprio come vedere una fotografia. Allora, nel vedere questa immagine, questa rappresentazione, già si porta a coscienza qualcosa che magari il cuore già sa, però c'è bisogno che tutti i neuroni lo comprendano, e quindi c'è bisogno di fare delle sinapsi. E sono rivelazioni, a tutti gli effetti sono rivelazioni. Chiaramente è nata per studiare la famiglia, chiamiamola così, di origine, quindi la mia famiglia di appartenenza, di origine. Però poi dopo, se io mi sono fidanzata, mi sono sposata, mi sono accompagnata con qualcuno, ho fatto dei figli, ho una mia famiglia, che è la famiglia attuale, viene chiamata. Però nulla mi vieta di usare la stessa tecnica per indagare rapporti di lavoro, strutture aziendali, quindi ci sono anche le famose costellazioni lavorative professionali. Ma poi io, non io perché io l'abbia inventato io, ma io vado anche verso quelle che ho chiamato costellazioni dell'essere, non solo io le chiamo così, ci mancherebbe, che sono anche indagini di parti di noi interne, atteggiamenti, tendenze mentali. Quindi la costellazione ormai è in grado di prendere in esame, rappresentare, portare luce, portare chiarezza su più ambiti della vita, ma anche ambiti assolutamente personali, intimi, parti di noi. Quindi chiamarle ormai costellazioni familiari diventa anche un po' riduttivo, purché io sono un po' un integralista e dico, sono nate così, chiamiamole così. Poi certo ci sono tutte le evoluzioni, però ogni tanto qualcuno ci infila un nome, no? Ormai mi dicono le costellazioni quantiche, io dico sì sì, benissimo, certo, è un nome che gli rende giustizia, ma quelle nascono già quantiche di per sé, perché vanno a indagare un campo di informazioni invisibile, ma molto potente, molto saggio. Quindi sono proprio quantiche all'origine, ecco, mi verrebbe da dire. E chiaramente il tutto si può svolgere in gruppo, ma si può svolgere anche in sessioni private, individuali, come dicevo prima, perché non tutti all'interno del gruppo riescono ad aprirsi. A volte ci sono persone che hanno bisogno di uno spazio più intimo, più protetto, bensì che la costellazione familiare anche in gruppo c'è proprio un patto, ci si siede su quelle sede con un patto di essere, portare la verità e lasciare che questa verità rimanga, come dire, tutelata e protetta. E è un modo di indagine molto bello, molto profondo, molto rivelatore. Come dicevo prima, nella mia esperienza di tante costellazioni che ho visto anche cose molto forti, molto drammatiche, cose, esperienze di grande violenza in famiglie, in sistemi, che però si sono veramente trasformati con amore. Questa è la cosa più bella, con una certa grazia, abbandonando, riconoscendo ciò che è e abbandonando anche una serie di giudizi che mantenevano il campo fermo, ristagnante, in una posizione di dolore e di sofferenza soprattutto. Sono molto rivelatrici, ecco, le definirei così, e portano a vivere delle relazioni più sane, più armoniche. Questo anche a riconoscere che a volte i componenti stessi della nostra famiglia abbiamo difficoltà a frequentarli, e quindi possiamo imparare a frequentarli da lontano, perché quando siamo vicini si attivano proprio delle dinamiche di frizione, di tensione, dovute a tante cose, e non sempre possiamo arrivare lì e dire beh, adesso diciamo le frasi magiche e questa tensione improvvisamente si accorcia. A volte ci vuole tempo, questi movimenti vanno accompagnati, e quindi inizialmente c'è bisogno anche di una distanza, perché dalla distanza riusciamo a dare il meglio di noi. È una cosa che avevamo forse toccato quando abbiamo parlato del Cantico dei Cantici, che all'interno del Cantico dei Cantici c'è una sezione dedicata all'esilio dell'amore. Ogni tanto bisogna esiliarsi per ritrovare l'amore, perché nella distanza ritroviamo anche delle qualità che lì vicine, con la tensione e la frizione, non possiamo in alcun modo vedere. Non è proprio possibile, perché la tensione prende il sopravvento e ci annichilisce o ci sbarra lo sguardo. Non possiamo vedere con occhi puri, soprattutto se siamo anche... Abbiamo nel nostro sistema familiare, ci sono state separazioni fra i genitori,
come dire, non in grazia, ma con tanta tensione, con lotte, con guerre. E i genitori hanno chiesto, magari anche se non proprio in maniera consapevole, ma hanno chiesto ai figli di patteggiare per uno o per l'altro. Queste sono lacerazioni per i figli enormi, perché i figli in cuor loro non possono scegliere. I figli in cuor loro devono mantenere una visione propria dei propri genitori. Quelli sono i genitori, le dinamiche fra i genitori non sono loro a doverle, come dire, dirimere. E quindi andrebbero lasciati fuori, però a volte vedo che è tanto difficile, è un attimo cadere, cioè non è neanche, non è che lo fa, l'essere umano lo fa per cattiveria, proprio a volte non c'è la consapevolezza, come dire, la sofferenza, certi sentimenti prendono il sopravvento e non si riesce a governarli. In merito a quanto hai detto, mi è venuta questa domanda, ma una persona che tu hai detto che hai visto delle situazioni abbastanza drammatiche o pesanti, che si sono aperte delle questioni, sì, permettendo che se si aprono lo si fa per risolverle, sì, ma si riesce sempre a chiudere in una costellazione o c'è il pericolo che la persona apra magari una situazione forte, una lacerazione forte, è finita la costellazione, non la chiuda, rimanga una ferita aperta? Allora, qui è l'abilità del costellatore. La vera abilità del costellatore è di non avere un'opinione sull'happy ending, come lo chiamo io, cioè su come deve felicemente andare a finire questa cosa qui. Il costellatore bravo è quello che si mette da parte totalmente ed entra a servizio del campo. E il campo, nella mia esperienza, non propone dei movimenti che non possono essere integrati. Quindi la capacità del costellatore è anche quella di sapersi fermare per quanto il movimento può essere compreso e integrato, cioè di non spingere l'acceleratore perché l'ego vorrebbe vedere che la cosa va a finire così. Lì noi ci dobbiamo proprio mettere da parte, con molta umiltà dobbiamo essere a servizio del campo e quindi nella mia esperienza di questi fatti anche molto tosti, devo dire che lì Attilio era un fuori classe, cioè io proprio ho moltissima riverenza e rispetto del lavoro che Attilio ha fatto in tutti gli anni del suo lavoro e è stato veramente un grandissimo formatore perché ha avuto sempre molto rispetto e molta pulizia, come la chiamo io nel suo lavoro, di fare movimenti che fossero comprensibili, di non drammatizzare, perché? Perché la costellazione prende spunto anche dallo psicodramma, cioè nel senso si rappresenta qualcosa, bisogna non cadere in quella drammaticità, ma mantenere la possibilità di aprire gli occhi, di facilitare, il costellatore è un facilitatore del movimento, quindi di facilitare la presa di visione che ti dà la possibilità di vedere quella cosa sotto occhi, con occhi completamente differenti. Faccio un esempio, mi è capitato di persone che non hanno sentito l'amore della madre, cioè proprio nella vita hanno vissuto sempre con questa ferita perché non hanno sentito l'amore della madre anche in termini di abbraccio, di affetto, di contatto. E quindi chiaramente mi rendo conto che sono ferite che si possono, quando noi siamo piccole, le registriamo e se non trovano una loro cura, un loro balsamo, rimangono aperte per sempre e creano in noi delle dinamiche. Le coazioni a ripetere sono quelle che inducono la persona a dire basta, mi sono stancato perché questa coazione a ripetere comunque non mi fa respirare, non mi fa crescere, non mi fa espandere, non riesco a avere, a costruire quello che vorrei. Quindi magari viene a fare la costellazione. Mi è capitato diverse volte che nel mettere in piedi la costellazione, e lì devo ringraziare l'intuito, cioè che come dire, se sei al servizio la costellazione ti parla, devi solo proprio rimanere veramente in ascolto, evidenziava in modo molto sottile, quindi bisogna avere degli occhi veramente un po' raffinati, che c'era stato un gravissimo, cioè c'era stato un trauma enorme nel parto, cioè la madre aveva visto la morte nel parto, nell'atto del partorire, e le cose erano andate in maniera molto difficile, molto traumatica per la madre,
E questo aveva fatto sì che la madre avesse un trauma congelato e quindi il suo corpo non poteva andare in alcun modo verso quel figlio, perché da un lato c'era il cuore che diceva è mio figlio, lo vorrei amare, ma dall'altra parte ogni volta che lo vedo, vedo in faccia la morte e quello che ho passato. Allora lì c'è da far vedere questo, perché quando una persona vede che non ha a che fare con te, cioè non, il problema non sei tu, il problema è da un'altra parte, allora piano piano tu riesci a guardare quella cosa con occhi completamente diversi, dare a quel mancato, quello che la tua, il tuo essere, la tua mente, il tuo ego, la tua personalità, perché l'anima, queste cose qui le registra, lo spirito e l'anima le registrano in modi differenti, ha visto come un movimento interrotto, un movimento non completo, una mancanza, piano piano inizia a vedere, a umanizzare quella madre, a rendersi conto che comunque c'è stato un trauma e piano piano le cose si sciolgono. Dopo chiaramente cosa succede? Che quando noi facciamo un passo avanti, insieme a noi lo fanno tutti quelli che ci hanno preceduti. Quando noi risolviamo qualcosa, tutti quelli che sono andati, sono dietro, vengono avanti con noi, procedono. E quindi qualcosa lì si scioglie. Dopo magari da qualche parte quella madre dentro si scongela un pochino, cioè il campo dopo prende respiro, perché? Perché quella sofferenza in qualche modo è stata vista, è stata presa in considerazione. E ce ne sono tante di queste cose qui, adesso vi ho fatto un esempio molto molto pratico, ma me ne sono capitate veramente tante di queste cose. Per esempio, il trauma è una cosa che all'interno della costellazione, se si evidenzia, ti deve dire anche se puoi procedere o non procedere, perché a volte non è possibile procedere. Bisogna prima lavorare sul trauma, prima di andare oltre alla costellazione, perché altrimenti il movimento non si può compiere, non ci sono i presupposti. In questo dico che il costellatore non può avere un'ambizione personale su quel lavoro, perché sei veramente al servizio di qualcosa di più grande e lì devi, compresa anche un atto di umiltà, se senti che lì tu non hai risorse o non hai intuito o cioè veramente è un atto di presenza e umiltà di fronte al campo. Ci possono essere da parte dei rappresentanti della costellazione a un certo punto dei blocchi dovuti a varie motivazioni che ne impediscono il corretto funzionamento? Anche lì ci vuole un occhio un po' clinico, nel senso che non è mai un caso che la persona venga scelta per fare il rappresentante di quella persona. Allora, la costellazione funziona in questo modo: si crea un cerchio. Sì, qualcuno dice io, in realtà è di solito il costellatore che dice questa costellazione è pronta, vieni tu, però poi ognuno deve lavorare come sente, io questo non posso dirlo, però si prende in esame un caso e si mette in scena, quindi si scelgono i rappresentanti, quindi non tutti vengono scelti per fare la rappresentazione. Bene, chi è seduto per assurdo è quello che si porta a casa di più, questo Attilio lo diceva sempre, perché? Perché è rilassato, pensa che la cosa non lo riguardi, e invece lì noi lavoriamo tantissimo, perché i gruppi si mettono sempre insieme per una magia particolare, quindi i casi che vengono trattati sono comuni ai più e quindi tanto lavoro lo si fa seduti. Chi viene scelto non viene mai scelto a caso, quasi mai, e quindi in realtà spesso chi fa da rappresentante fa anche un lavoro quasi sempre fa un lavoro personale. Ora qui bisogna che il costellatore sia attento, cioè che il vissuto personale non diventi la tua costellazione, cioè tu sei a servizio di un'altra costellazione. Però diciamo così che il campo è sempre molto potente e quindi si tratta di fare in modo che le persone siano più connesse al corpo e spengano un po' la mente. Infatti io dico sempre, bene, state per entrare, la testa la lasciamo sul comodino, adesso entriamo, la testa è sul comodino. Ci vuole un po' di occhio, di attenzione, nel senso che il corpo, in realtà il campo guida, e quindi la cosa bella è che le persone ogni tanto dicono, ma più che altro sono stupite loro, perché dicono, ma io sento che dovrei andare in quella direzione, prego, perché è proprio quello che viene richiesto, perché se tu ti sposti mi dai un'informazione, ma io sento che mi dovrei sdraiare, bene, fallo, perché
quella cosa mi dà un'informazione. Di solito non ci sono grossi blocchi, a meno che qualcuno dentro non si attivi per qualche motivo personale, e anche qui magari dovuto a qualche trauma, però dopo lì ci vuole, lì l'esperienza, lì quello che fa è l'esperienza. Io devo dire che la mia più grande esperienza è stata quella di fianco a Attilio, perché in media erano 300 costellazioni all'anno, quindi insomma se ne vedevano tante. In 7 anni ne ho avute viste veramente tante. E poi dopo chiaramente c'è stato il mio percorso anche con altre esperienze, altre formazioni. Lì quello che ti dà molta, non sicurezza nel senso di ego, ma ti dà una maggiore empatia, un maggiore ascolto, una maggiore anche intuizione, è proprio l'esperienza. Credo come in tutte le cose, cioè l'esperienza che non diventa abitudine, però mi raccomando, cioè non routine, ma l'esperienza, ecco, ti dà più, cioè abbandoni un po' quell'ansia da prestazione, no? Per cui sai che sei a servizio, molli certe cose e dai spazio ad altre. Se si sta a servizio del campo, i movimenti sono di solito abbastanza chiari, sono abbastanza chiari. Poi nessuno è infallibile, siamo tutti umani, e questo sì. Alla tua domanda risponderei questo: è una responsabilità anche del costellatore avere un buon occhio e non mandare via le persone attivate. Devo dire che mi è capitato, mi è capitato di persone che sono arrivate e che mi hanno raccontato episodi, e per cui quando ho aperto la costellazione ho visto che c'era stato qualcosa che non era andato bene. Con questo non è che lo dico per giudicare il lavoro di altri, dico che siamo umani e a volte ci può essere anche un'emotività che frega. Questo io non lo dico per puntare il dito, dico che il costellatore nella sua funzione, quando è proprio, come diciamo, pulito, è più pulito possibile quando lascia da parte delle aspettative personali, il suo ego, e si mette proprio a servizio del campo. E qui, ripeto, anche qui Serena potrebbe dire la sua, perché Serena, dico bene, tu sei maestra in questo. Allora sì, il campo di cui ovviamente parliamo è questo campo eterico, è il campo akashico, quindi, che tra l'altro conosce molto bene anche Perry, tra l'altro, quindi siamo, diciamo che su questo siamo tutti molto molto in sintonia. E una cosa bella, guarda, allora il servizio al campo, sul discorso del servizio io sono pienamente d'accordo, perché quello che accade appunto anche a me con Akasha, e tu una volta che apri i registri sei al servizio, allora, quando apro i miei sono al servizio di me stessa e di Gaia, quando apro quello degli altri sono al servizio di me stessa, degli altri e di Gaia, quindi comunque è sempre una maggiore responsabilità. E mi piaceva riportarti questo aneddoto, Deborah, cioè la mia prima esperienza con le costellazioni, che non ho fatto, tra l'altro, quindi è stata molto bella, perché si tratta di tanti anni fa, perché mi ha ricordato un po' quello che tu hai detto sul discorso costellazioni astrologia. E insomma, una mia collega di lavoro mi dice, insomma, che lei fa le costellazioni. Io non conoscevo, cioè ne avevo sentito parlare, ma non conoscevo, non sai, tanti tanti anni fa, quindi insomma, come tu ben sai, insomma, adesso si conoscono, tanti anni fa insomma era una cosa nuova, era anche bella, era un'esperienza insomma particolare. Lo dico a due amici e mi dicono: oh, ho detto, guarda, mi hanno invitato ad andare a fare le costellazioni familiari, volete venire anche voi? Che almeno glielo dico che ci sono due persone in più. Sì, 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 sì. E io parto, ovviamente io avevo capito di cosa si trattava, perché insomma comunque ne avevo sentito parlare. Certo. Loro due arrivano là, quando iniziano a spiegare insomma come sarebbe stata la dinamica, si guardano e alzano la mano e fanno: scusate, ma noi non c'entriamo niente, perché noi pensavamo che si parlasse di astrologia. È proprio il fraintendimento classico questo qui. Esatto, ma siccome io ho detto costellazione familiare, loro hanno detto sì sì, bello, io ho detto ah, allora ne avranno, cioè nel senso sapranno di cosa stiamo parlando, no?
magari non abbia mai fatto l'esperienza, però ne ho sentito parlare. Quindi io che ero in macchina con loro, loro sono andati via, ho dovuto andare via anch'io. Quindi, però questo è stato molto bello il discorso del fraintendimento, ma ha aperto questo cassetto. Però un'altra cosa, scusami Deborah, che io ho trovato un parallelismo molto bello che tu hai detto prima. Quando hai detto la costellazione si fa, ovviamente si fa il cerchio, quindi c'è un gruppo di persone, però si può fare tra virgolette anche individualmente mettendo, cioè quindi c'è stata un'evoluzione, ma ha ricordato molto anche Ho'oponopono. Ho'oponopono ancestrale era quello che doveva avere tutte le persone coinvolte. Non sono costellazioni familiari, però mi ha ricordato un po' questa idea, cioè se c'è un problema devono esserci tutte le persone coinvolte per capire come risolvere il problema, che poi è diventato l'Ho'oponopono che invece noi conosciamo, che è Self Identity through Ho'oponopono, insomma. Ma ha ricordato un po' anche questo aspetto che ci porta a capire che lavorare sul campo, come dici tu, è la cosa fondamentale, indipendentemente che ci sia poi la persona fisica, ma anche perché, come dicevi tu appunto, si lavora con gli antenati anche, persone che non sono più qui, chissà anche quanto indietro. Io adesso, ripeto, l'esperienza poi non l'ho più fatta, quindi si non sapevo. Anche tanto indietro, a volte si deve andare anche tanto indietro, sempre meno però, nella mia esperienza, è sempre meno. Cioè, credo che molte cose del passato siano state anche appianate, ecco. Bene, e infatti c'è proprio questo discorso del campo, io mi affido al campo, che il campo mi dà l'informazione che mi serve, perché? Perché come dici tu, io sono al servizio, quindi se io sono al servizio, quell'informazione arriva. Certo. Quindi è molto, molto bello, mi è piaciuto molto, cioè questi sono i collegamenti che ovviamente io ho fatto. Io vorrei chiederti una cosa personale, anzi due, ovviamente se puoi dirle e se o perlomeno quelle che puoi dire. Qual è stata l'aneddoto che ti ha colpito di più nella tua esperienza personale come costellatrice e invece con Attilio Piazza? Allora sì, dico solo una cosa rispetto a quello che hai detto prima dell'Ho'oponopono, che io non conosco così bene, quindi tanto grazie che mi hai dato delle informazioni. E la cosa bella delle costellazioni è che non solo non è necessario che ci siano i componenti della famiglia, perché a fare la costellazione viene chi sente di dover fare un movimento. Spesso gli altri non ne sapranno neanche mai nulla di tutto questo. Non è che si viene da soli a fare il lavoro. Poi capita che a volte vengano coppie, vengano genitori, mi è capitato anche genitori che sono stati figli, che insomma che sono venuti con i figli, eccetera. E allora, l'esperienza più bella ce ne ho un paio. Una che è stata quella, secondo me, più carina, è stato che un ragazzo che viene spessissimo ai cerchi, perché lui trova lì tantissimo giovamento, è un ragazzo che si è sposato molto giovane, si è separato e comunque una separazione che tutto sommato è stata condotta nel tempo, anche con il lavoro personale, sono sicuramente, come dico adesso, in grazia. E la cosa molto bella è che a un certo punto una sera lui è venuto con l'ex moglie, cioè sono venuti entrambi a lavorare, quindi lui l'ha proprio portata, lui nel frattempo ha un'altra relazione, lei ha un altro compagno, eccetera, eccetera, ma sono venuti insieme. E questo è stato un bellissimo esempio per tutti quelli che erano al cerchio di vedere come le cose possono veramente andare avanti e le cose si possono risolvere anche in amore. Poi le cose più belle che vi posso raccontare sono: la più potente che ho visto è stato con Attilio, dove c'era una situazione, diciamo così, di ricongiungimento familiare, che è stata una cosa meravigliosa, perché questa persona non sapeva appunto di avere parte della famiglia in un altro paese, neanche lei era italiana, ma non sapeva di avere una parte di famiglia in un altro paese, e quindi questa cosa è venuta fuori, ma lei in realtà non sapeva neanche bene a chi chiedere. Poi dopo l'abbiamo vista anche nel tempo questa cosa, diciamo così, la
l'evoluzione di questa costellazione ci hanno tenuto informati e quindi c'è stato proprio un grandissimo ricongiungimento familiare, quindi questa famiglia si è tutta allargata, perché poi alla fine alcuni componenti della famiglia avevano lasciato il corpo, quindi diciamo che quei segreti che dovevano essere tenuti segreti potevano essere finalmente liberati. Nella mia esperienza personale, la cosa più bella che mi è successa è che all'interno di una costellazione c'erano una coppia di ragazzi, una coppia, marito e moglie, che non riuscivano ad avere figli e quindi mi contattarono, io li conoscevo già da tempo, e quindi a un certo punto furono loro a dirmi: ma non è che possiamo vedere con la costellazione? E dico: ma sì, perché no, se voi me lo chiedete, certo. E quindi mi ricordo ancora questa costellazione, che a un certo punto, perché loro stavano partendo per andare in Vietnam, dove avevano avuto il contatto per un'adozione, e quindi però questa cosa non si quagliava, cioè erano successi un sacco di problemi. A un certo punto io metto in piedi la costellazione e le dico: guarda, secondo me tu aspetti un bambino, cioè la cosa non sta andando perché tu aspetti un bambino. E lei dice: no, ma guarda, non è possibile. Dico: vabbè, senti, guarda, io direi che siccome comunque è un'informazione che c'è, il movimento me lo descrive, io ci voglio credere, ti dico, fermiamola qui, fai tu il test e poi dopo vedremo, se non è così ci ritorneremo sopra. Tanto voglio dire, ci piace lasciarla qui, siamo tutti d'accordo? Sì, effettivamente era così, c'era un bambino in arrivo, quindi il movimento del Vietnam non si metteva insieme perché c'era altro in arrivo, il campo, loro avevano già fatto del lavoro, però diciamo così che dei referti avevano detto che non, insomma, sarebbe stato un miracolo, il miracolo è arrivato. Però devo dire che secondo me il miracolo è arrivato perché c'era stato tanto lavoro con le costellazioni, che aveva messo a posto una serie di cose importanti nelle relative famiglie. E quindi questo ha fatto sì che il campo finalmente fosse pianificato, fosse in pace, e poi l'anima ha scelto quel campo per arrivare. Quindi insomma, lì è stato l'happy ending degli happy ending, ecco, per raccontare. Poi ci sono tante cose che dopo però insomma sono anche molto molto, dovrei dare dei dettagli un po' personali che non è il caso, però sì, ci sono tantissimi movimenti molto belli. Ma questo, Deborah, anche a farci capire che a volte non è che siamo sfortunati e che quindi quella cosa non accade, è semplicemente che dobbiamo sistemare delle cose. Certo. È quello, quindi se sistemiamo le cose, noi liberiamo lo spazio per arrivare. Io faccio l'esempio che tra l'altro in questi giorni mi vede protagonista del cambio della cucina. Io dico: se tu vuoi la cucina nuova e la devi togliere quella vecchia, altrimenti non c'è lo spazio e ti crea un po' di confusione. Sì, dobbiamo essere anche disposti ad accettare quella confusione, che però ti crea pulizia, ti toglie il vecchio, va a sistemare, hai la possibilità di creare le basi per il nuovo. E quindi ci metti la cucina poi che ti piace, quindi quel desiderio che finalmente si realizza. Però come dici tu, bisogna essere anche disposti a lavorare su determinati punti. Bisogna essere disposti a volte andare anche a toccare situazioni scomode, e a volte la cosa, ho notato che spesso la cosa più difficile è l'atto di umiltà, cioè l'accettazione di quello che c'è. A volte quello che ci frega tanto è la superbia, tantissimo è la superbia. Esatto. Io ricordo una volta, Deborah, che insomma tu ti occupi anche di tarocchi come Perry, tra l'altro. Sì. E io con l'oracolo invece di registri, perché insomma io faccio quello, che una signora insomma mi disse: guarda, io voglio solo sapere se tornerà da me il suo ex compagno. E io le dissi: guarda, la risposta è proprio sì, però se farai prima quell'azione. E lei mi disse che non era disposta a fare quell'azione. E io le dissi: guarda, che questo è quello che mi dice l'oracolo. La risposta è sì, è anche netta. Cioè, proprio, sei proprio...
Ma se non fai prima quella cosa, quindi sistemi quella cosa, non... cioè diciamo che non ci sono i presupposti Diciamo a... che la costellazione aiuta a fare spazio, cioè io la risolverei proprio così, nel senso che a fare prima di tutto spazio dentro di noi per accogliere una verità che il nostro cuore già spesso e volentieri sa, ma c'è bisogno che tutto il nostro essere se ne renda consapevole, cioè in quella cosa lì dobbiamo diventare totali. E magari una parte di noi l'ha intuita, ma tutto il resto non ne vuol sentire parlare, e allora è proprio rimettere ordine. Fa due cose, rimettere ordine nel caos e fa spazio. Questa è la cosa più importante. Ma a volte veramente i fatti, gli accadimenti sono anche molto piccoli e solo che magari noi ne abbiamo dato un'interpretazione enorme, sono avvenuti in un momento della nostra vita in cui eravamo tanto piccoli o tanto fragili o tanto scossi. E ci sono persone che rimangono aggrappate a una sofferenza solo perché il suo caro se n'è andato, sono rimaste al capezzale fino all'ultimo, si sono alzati per andarsi a bere un caffè e questo finalmente ha potuto tirare quel respiro, l'ultimo. Però questi rimangono aggrappati lì, ma come? Ma cioè, nel senso che diamo delle interpretazioni basate sui nostri poveri cinque sensi, cinque sensi per dire sulla nostra limitatezza umana. E rimaniamo incagliati lì. Allora, a volte c'è bisogno di guardare le cose con un altro sguardo. La costellazione ti può aiutare in questo senso, a vedere le cose sotto un altro profilo, un profilo più maturo, perché poi alla fine la vita ci chiede questo, di maturare, proprio di maturare dei frutti che sono rimasti acerbi, che vorrebbero in realtà esprimere tutto il loro sapore, ma che non glielo impediamo, cioè glielo impediamo perché vogliamo rimanere lì piccoli e noi vogliamo rimanere piccoli con loro, ma a volte non è possibile. Quindi diciamo che rimette ordine in sistemi, in tutti i sistemi. Io sempre più spesso mi occupo di costellazioni che riguardano l'ambito lavorativo. C'è un amico carissimo che ha diverse attività che vede che per forza si devono relazionare i componenti perché sono anche attività di ristorazione dove la cucina deve parlare con la sala piuttosto che con il cliente, ci sono dei ruoli ben stabiliti, se uno esce dal proprio ruolo cade tutto un po', tutto va un po' in confusione, quindi bisogna che il ruolo sia tenuto e che ci sia anche un'intercambiabilità. Quindi spesso e volentieri lavoriamo con questa cosa, anche perché lui tendenzialmente ha delle squadre di lavoro molto giovani perché fa delle cose sempre innovative e che hanno magari bisogno proprio anche della forza dei giovani per essere messi in atto. Quindi è anche bello lavorare con queste menti, così con queste spugne, perché in realtà lì si fa un bellissimo lavoro. E lui è, secondo me, uno di quegli imprenditori, come io chiamo, illuminati, e usa queste tecniche per far sì che lì dentro ci sia quanta più armonia possibile. D'altronde, diciamocelo proprio, che la frequentiamo o non la frequentiamo, la nostra famiglia ha un peso, cioè non è che non ce l'ha, è un bello zainetto. Allora, quello zainetto noi lo possiamo tenere lì bello, a servizio, leggero quanto basta, cioè nel senso che ci sia dentro tutto quello che serve. Ma non quello che in più, ci sono dei sassi a volte che veramente sono delle zavorre che bisogna togliere per poter volare. Però la cosa importante, questa è una frase proprio di Bertellinger, che senza radici non si vola. Quindi la prima cosa è avere delle buone radici, dopodiché la chioma del tuo albero si può espandere in alto finché vuole, ma se hai i piedi ben radicati per terra. E qui dopo chiaramente ognuno vedrà nella difficoltà della propria famiglia, tutte le proprie dinamiche. Io non è che lo dico perché anche nella mia famiglia ci sono state tante dinamiche. Mi sono detta, forse sono anche bravina in quello che faccio perché di dinamiche ne ho dovute gestire. Non è che vengo proprio da una famiglia linearissima. Cioè io ho perso mio padre che avevo 18 anni, anche una data importante, quindi in realtà io sento di non aver perso nulla, però se non stavo attenta a quell'informazione lì poteva essere un guaio. Motivo per cui le costellazioni le ho incontrate anche relativamente presto nella mia vita e mi hanno accompagnato, mi hanno fatto fare un bellissimo lavoro. È una delle tante cose che si possono fare.
Poi ripeto, non è che noi la famiglia la dobbiamo frequentare per forza, eh? Io non sono una di quelle che dico devi sistemare perché così frequenti la tua famiglia. La tua famiglia la frequenti e i tuoi sistemi li frequenti nella modalità in cui tu ti senti in equilibrio e a posto lì dentro. Però devi trovare un posto che ti fa stare bene. E non è per forza che il posto è uno accanto, energeticamente accanto, ma magari fisicamente un po' distanti. E lì bisogna trovare la giusta quadra, come si dice. E sono d'accordo con te. Senti, Deborah, io volevo farti anche questa domanda, non so, insomma, se tu hai parlato di mettere in scena, sì. E quindi è di collegamento con lo psicodramma. Sì. Allora, la domanda è, qual è la differenza tra il mettere in scena una costellazione, uno psicodramma o anche un qualcosa di teatrale, no? Perché... mi ricorda molto, perché il teatro una volta era considerato una delle arti sacre, no? Che liberava proprio, e quindi a me ha ricordato molto questa cosa. Certo, beh, io lo psicodramma non lo conosco così approfonditamente come le costellazioni, però sicuramente credo che Belteger abbia preso, così come tante altre tecniche che conosciamo, hanno fondato le loro radici su questo, hanno messo insieme più cose e hanno coniato un loro modo poi di essere. E, come dicevi tu, il teatro è proprio una drammatizzazione, quindi viene messo in scena anche a volte esasperando dei lati, no, emotivi, della faccenda. Qua c'è meno emotività, cioè l'emotività non è che non entra in campo, però diciamo così che è una rappresentazione, il rappresentare significa dare l'incarico a qualcuno di tenere quel testimone per far sì che il movimento, cioè il campo, ti possa mostrare qualcosa. Chiaramente dopo lì sta nella lettura del costellatore, capire dai movimenti, da posizioni a volte microscopiche, quasi, cioè micromovimenti che sono indizi rivelatori. E quindi soprattutto la chiamiamo una rappresentazione, più che uno psicodramma, qua è una rappresentazione nel senso che ci sono corpi. Infatti quando io chiedo io ho un gruppo di amici e allievi che vengono quasi sempre alle costellazioni perché loro adorano quel lavoro lì, e quindi e allora spesso mi capita di che si formi il gruppo, però magari serve qualche maschietto in più perché so già che ci sono delle costellazioni ricche da mettere in piedi, allora mi porto avanti invitando persone, e quindi il messaggio classico che mando è: verresti a prestare il corpo? Cioè, questa è la frase classica che io mando nel messaggio di invito, perché è proprio questo: tu presti il corpo che in qualche modo si anima di informazioni di un campo molto sottile. Le persone stesse che fanno da rappresentanti si stupiscono, soprattutto quelle che non sono mai venute, quelle che non vengono per la prima volta, dicono: ma io sono qui per la prima volta e sono sempre un po' in ansia da prestazione, per cui, e io dico: sei il più fortunato, sarai quello che ci darà più informazioni, perché chi arriva vergine a tutto questo è quello che non ne sa nulla, quindi non puoi certo dire che dentro proietti qualcosa, perché non sa neanche bene cosa sta facendo, lo sta vivendo lì in quel momento. È proprio un atto di presenza, la persona si mette semplicemente a servizio del campo prestando il corpo, il quale nella tua sensibilità senti che ti verrebbe di andare lì, ti verrebbe da guardare là, ti verrebbe di mettere una mano qui. Dopo c'è anche chi, un tempo mi ricordo che nelle prime costellazioni i rappresentanti parlavano tanto, venivano fatti parlare. Dopo sono scelte personali, ognuno ha il suo modo di condurre, io personalmente ho magari un modo un pochettino meno verbale, però diciamo così, ripeto, dopo ognuno deve andare anche proprio con la propria sensibilità, la propria, affinare il proprio modo di lavorare. Però lì sono proprio corpi in prestito. E sì, effettivamente il teatro, insomma, io penso che ci siano degli artisti, ma io ne conosco anche alcuni, io ho degli amici carissimi che credo che la loro salvezza sia stata proprio quella di intraprendere la via del teatro, perché gli ha permesso loro di mettere in scena tutte le personalità, tutte le sfaccettature, i drammi, le situazioni. E non per questo deve avvenire, ecco, una cosa che vorrei dire è questa, perché nei miei cerchi si ride tantissimo, i ragazzi proprio lo dicono sempre, e io dico: ma ragazzi, io, cioè,
Sì, cioè con questo non vuol dire che non siano serie le cose, sono sempre molto serie, molto per carità. Io sono anche, ripeto, a volte sono proprio una tradizionalista, una che cerca di stare, mi piace proprio il lavoro pulito più possibile, senza tante sbavature. Però questo non significa che tu devi fare il movimento con una sofferenza, un dramma, una cosa enorme. A volte i movimenti avvengono anche con gioia. E devo dire che da noi spesso avvengono con gioia, per cui ci sono anche dei momenti in cui proprio chi sta vivendo la sua costellazione, chi sta guardando la sua costellazione, a un certo punto si fa proprio una bellissima risata e dice: "Guarda, ma sono stato qui anni su sta cosa, ma guarda che bellezza!" E tutto è proprio magia, magia, e tutto vola via, ecco. Beh, insomma, noi sappiamo che a volte si dice e fatti una risata, no? Proprio per. Perché veramente, cioè, ridere aiuta tantissimo, veramente solleva l'animo, un po' come l'arte, anche l'arte di saper sdrammatizzare. Ecco, diciamo che da me si compie un dramma, ma a volte si sdrammatizza anche. Perché? Perché se certe informazioni possono risultare, se, a seconda di come le guardi, di come le prendi, possono essere drammi oppure prese di consapevolezza, e su certe sfaccettature della propria vita, a un certo punto sono proprio le persone che dicono: "Guarda, mi sto facendo veramente una risata perché dico, ma quanto ci sono stato qui sopra?" E invece era così semplice. A volte così, a volte no, però devo dire che si può condurre sempre con molta pulizia, con questo sì, questo sì. Anche perché io sono dell'opinione che andiamo verso la soluzione. Ecco, il mio tema è proprio andare verso, quanto più possibile andare verso la soluzione. Non è che lo faccio apposta, sono organizzata così, io nasco con una serie di pianeti in Vergine, in una certa posizione del cielo, per cui sono proprio solving problem, è la mia caratteristica. Mi dici un problema, io ti rispondo in soluzione. Non riesco a risponderti a problema con problema, non ho la struttura. Io a problema rispondo con soluzione, mi dà un altro problema, io rispondo con soluzione. È una caratteristica, diciamo così, è una caratteristica. Sono d'accordo che il sorriso alza le frequenze proprio in maniera rapida e veloce. E nelle difficoltà, questa cosa di saper drammatizzare, prendere in giro il mondo e prendere in giro se stessi è una qualità che alle volte ti salva la vita. E volevo chiederti un aspetto, visto che poi anche una rappresentazione, mi sembra di capire, la costellazione. Portare dei parenti o degli amici stretti a fare la costellazione insieme può essere anche un'arma a doppio taglio, perché Bravo, loro. ottima domanda. Allora, sì. Nella mia esperienza, di solito le persone vengono da sole, perché vogliono ritagliarsi quel momento lì, eccetera. La cosa più frequente è che si venga in coppia. E dopo lì è nella sensibilità del costellatore. Io a volte non faccio neanche assistere. Cioè, nel senso, se reputo che la persona abbia bisogno di avere il momento da sola, è da sola. E mi è capitato anche di genitori che mi portino i figli, e io ho detto: "Vabbè, l'hai portato qui, bene, sei sicuro, sei a posto, tutto ok, ti fidi?" "Sì." "Ok, allora fuori dalla porta, perché così il ragazzo può fare il suo movimento, poi dopo, se avrà voglia di renderti partecipe, lo farà lui." Quindi sì, come dici tu. Allora, nel mio caso capita anche che vengano amici, però dopo lì sta nell'intelligenza del costellatore di tenere ben separate le cose. Tenere ben separate le cose. Nel mio caso, i miei cerchi sono un po' ormai delle famiglie, perché a parte le persone che vengono nuove e che poi magari vengono una volta, io non le vedrò più per anni, per mesi, però c'è un piccolo zoccolo duro, diciamo così, che trova talmente giovamento in questo lavoro che proprio ne è innamorato e c'è sempre. E lì si è creata una piccola famiglia, e sono, però devo dire, sono molto bravi, perché sono dei corpi prestano proprio il corpo, prestano proprio il corpo con una devozione al movimento molto bella. Però sì, bisogna starci molto attenti al fatto di far lavorare parenti, amici, bisogna,
mettere bene delle regole, ecco. La capacità del costellatore è anche di, appunto, mantenere il campo pulito, il più pulito possibile da interferenze, che, come giustamente tu hai detto, ci potrebbero essere. Ci potrebbero essere degli inquinamenti e poi magari dopo le persone proseguono potrebbero avere la tentazione di proseguire la chiacchierata anche fuori dopo finito il lavoro. Bisogna proprio mettere delle regole. Appena ci si siede, si stabiliscono dei patti e quei patti vanno rispettati. La costellazione continua anche dopo che si è costellato. Il grosso della costellazione in realtà continua dopo. Perché lì c'è, io dico sempre questo, adesso un neurone l'ha capito, deve contagiare tutti gli altri, per cui c'è un tempo tecnico proprio in cui bisogna lasciare che il movimento faccia il suo effetto, per cui non si può andare lì e troppo a interferire, a stuzzicare, ma spesso e volentieri il bello della costellazione ecco, quando c'è la decantazione, cioè il rilassamento, l'integrazione del movimento, quindi il lavoro funziona molto dopo, nel tempo dà anche i suoi effetti. L'altro giorno mi ha scritto una signora che mi ha detto: ti scrivevo per farti gli auguri, ma per dirti che poi dopo ti chiamo perché ci sentiamo perché ho visto che la costellazione, e giustamente lei ha detto una cosa, perché, come dico, non sempre noi siamo in grado di vedere bene, dice, perché quella costellazione che abbiamo fatto, non so su di me, però sul mio, come dire, sugli altri ha avuto un grande effetto. E dentro me volevo dire: ma sai, in realtà sei tu che hai cambiato qualcosa dentro, quindi il tutto si è riposizionato. Però a volte noi non, i piccoli movimenti, se siamo ancora offuscati anche da una sofferenza, da un dolore, non sempre li vediamo, perché il dolore, ahimè, ma soprattutto la sofferenza, causano molta cecità, ecco, danno molta cecità. E la sofferenza a volte la si supera un pochino alla volta. Se ci sono stati o ci sono degli avvenimenti importanti, cioè che noi abbiamo a cui abbiamo dato una certa impostazione, cioè abbiamo fatto sì che prendessero una certa quota della nostra energia, perché per altri lo stesso movimento potrebbe essere così, come svoltare l'angolo senza nessun problema. Per ognuno, come dico io, per ognuno è grande la sua croce, nel senso che l'avvenimento che è venuto a te, tu lo registri in quel modo, quell'altro in un altro, i tempi di recupero della stessa cosa possono essere completamente differenti, perché dipende dalla percezione e dalla propria interpretazione che noi abbiamo dato a quell'avvenimento. Deborah, che dire, grazie di cuore anche per questa bellissima puntata. Grazie a voi. Abbiamo fatto chiarezza anche su questo argomento che spesso viene interpretato male. Dai, tipo, diciamo che ci abbiamo provato. Forse ci abbiamo provato, dai, adesso non so se abbiamo fatto tutta sta chiarezza, però abbiamo provato. Sarebbe bello se qualcuno poi ci dice che cos'altro gli piacerebbe sapere, questo sarebbe molto bello, eh. Sì, infatti noi invitiamo ovviamente le persone a commentare, così magari poi da lì possiamo prendere spunti per altre puntate, sicuramente anche per dare delle delucidazioni. Però una cosa, come dicevo poco fa, abbiamo chiarito, non si tratta di astrologia. No. Su questo. No. Attilio mi raccontava sempre una cosa carina, che diceva: ma sai, questo nome gliel'hanno dato perché inizialmente, questo è quello che non lo sono mai andata a verificare, ma mi fido, e il nome tecnico che era stato dato a questa cosa qui era un nome tedesco, insomma, bruttarello, insomma, nel senso, non tanto, forse molto incomprensibile, poco commerciale, e quindi hanno detto no, bisogna cambiare il nome perché così non si capisce niente, e quindi è stato dato questo Costellazioni Familiari, ma all'inizio non era questo qui il nome, non era questo. Ecco, e quindi abbiamo capito anche questo aneddoto, abbiamo capito insomma da dove arriva. Deborah, allora io ti ringrazio tantissimo, sei stata gentilissima, bellissima, chiacchierata e ovviamente ricchissima di informazioni. Io, come sempre, ringrazio anche tutti coloro che sono stati all'ascolto, quelli che ascolteranno, e vi invito alla prossima puntata di Benessere e Bellessere. Ciao Deborah, ciao Perry, ciao a tutti quanti. Ciao e grazie a voi. Buonasera a tutti. Buonasera.